dobbiamo continuare a stare a casa. E allora cerchiamo di fare un viaggio virtuale. Questa volta ci accompagnerà nel viaggio una piccola Vespa, la Vespa Teresa. Qualcuno dirà, la Vispa Teresa, ma no, quella è una storia di quando io ero bambina. Questa è la storia della Vespa Teresa, scritta da Simona Gambaro, Romina Panero e Paolo Racca. È sempre una storia di arte bambini. Siamo pronti per partire? E allora, via! La Vespa Teresa. Un giorno la Vespa Teresa pensò: andrò di qua. E infatti andò. Bzz. Però invece che di qua, andò di là. E poi di lì. E poi su, giù, sotto, sopra, a destra, a sinistra, avanti, indietro, sopra, sotto. E alla fine non ci capì più niente. Bzz. Meglio riposarsi qui, si disse da sé. Sì, qui, tra sé e sé. Ecco, qui, perché qui è morbido, morbido e caldo, proprio, proprio morbido. Zzzz. Però all'improvviso la svegliò un gran rumore di frastuono che rimbomba nelle orecchie. Quali orecchie? Pensò Teresa. Rumori di... Che spavento! Teresa partì all'impazzata. Bzzam! Ecco che sfreccia nell'aria, sembra un razzo, sembra un lampo prima del tuono, un turbo aeroplano con i motori di vento, sembra il vento dell'uragano. Zippa, zappa, ronza, più non posso, zizza, zizzeggia, bzzam! E alla fine? Fine. Perché? Fine di che? Alla fine del suo volo, seppur lei non si potesse aspettare di finire di volare, andò a sbattere. Ai! Contro il vetro. Ai! Del finestrino. Aia! Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire vetro, trasparente, che non si vede volando all'impazzata, di finestrino. Ma allora Teresa andò forse dentro una casa piccina, piccina, con un finestrino piccino, piccino, piccino. Bzz. No, perché le case non si muovono. Facile. E invece fuori dal finestrino tutto si muoveva. Anzi, era il finestrino che si muoveva. E fuori c'era. Albero, albero, palo della luce, fili su, fili giù, casa, casa rosa, zuzum, 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 campo, albero, foglie, bicicletta, struzzo. Ma forse non c'è lo struzzo? Sì che c'è lo struzzo, guardate bene. Albero, casa, casa rotta, casa giallina, fili su, fili giù, un pollo, due polli. Verde casa, altra casa, altra casa, casa. E la mia casa? Pensò Teresa. Dunque, dunque, la casa di Teresa era nera e gialla, i suoi due colori preferiti. E poi la casa di Teresa era strisce e con tanti buchi. E poi la casa di Teresa era lontana, lontana. Già, già lontana perché il treno andava lontano, lontano, lontano. Anche le vespe possono essere tristi, avere paura anche e non sapere cosa fare. E quando le vespe sono tristi, hanno paura e non sanno cosa fare. Plic, piangono. Piccole gocce, plic,
di nettare di fiore. Infatti, Teresa piangeva. Pensava alla sua casa ed era sul treno e non poteva uscire e il treno correva e anche la sua casa correva lontano. Piangeva piccole gocce di nettare di margherita azzurra. Linda! Ma ecco una voce dall'alto parlante, ovvero parlante dall'alto una voce parlò. Attenzione! Bla bla bla, prossima stazione, bla bla bla, e quindi bla bla bla, eppure bla bla bla. Linda! Giusto! La Vespa Teresa pensò e tirò su col naso. Ma quale naso? Con un volo in un baleno scese dal treno, passando dalla porta e non dal finestrino, si guardò intorno e disse a gran voce: bzzz, che vuol dire? Non male però. E fu così che cominciò. Il giorno dopo salì su un altro treno e scese alla stazione. Blin-blon. Il giorno dopo salì su un altro treno e scese alla stazione. Blin-blon. Il giorno dopo salì su un altro treno e scese alla stazione. Blin-blon. Il giorno dopo salì su un altro treno e scese alla stazione. Blin-blon. Insomma, diventò una Vespa giramondo. Facile. Era così felice. Felice così. Bzzz. Mentre la sua casa, nera e gialla e lontana, l'aspettava. Bzzz. Che vuol dire fine della favola. La Vespa Teresa vi saluta dal suo viaggio su tutti i treni. Ciao bambini! Ciao ragazzi! Ciao a tutti!